In questo momento, mentre scrivo, cerco di definire tutta questa emozione che mi percorre. Non riesco a dormire. La brezza è assai piacevole. Vorrei fare tante cose. Mi alzo in continuazione da tavola, cammino avanti e indietro sulla terrazza. Milioni di grilli e tuttavia non si può dire che questo parco non sia tranquillo. E il profumo. Il cielo è veramente esasperante. Un europeo non potrebbe lavorare sotto un cielo come questo. Induce semplicemente a svanire. Domani vedrò Tagore. Mi sembra talmente irreale, talmente teatrale questa cosa. È come vedere me stesso in sogno, mentre agisco e parlo diversamente da come faccio di solito. Tuttavia non riesco a prendere sonno. Ho aperto 10 volte questo quaderno. Voglio pensare a qualcosa di preciso, voglio rendermi conto fino a che punto è straordinario tutto ciò che accade. Il villaggio che abbiamo attraversato si chiama Bulpur. Mi chiedevo, perché ho perduto tanto tempo con le European Things? Finalmente, la mia prima visita da Tagore. Ho subito annotato la nostra conversazione in un apposito quaderno comprato a Calcutta, nel quale ho ugualmente registrato tutto quanto inteso qui del poeta. La mia emozione, all'inizio. Non ho potuto impedirmi di ammirare, forse con eccessivo stupore, la ricchezza del salone, l'eleganza dei tappeti e dei ventilatori. Un comfort necessario ad un vecchio poeta malato, mi dice Tagore. Parla a voce molto bassa, interrotto da una tosse secca e ostentata. Sbocconcella tutto il tempo una melagrana. Accanto a noi, su un tavolino di rame sbalzato, un vassoio di frutta, banane e manghi. Mi invita a prenderne. Gli pongo le domande precedentemente preparate. Risponde con un tono compassato, in un inglese perfetto, un po' swanky. Mi sforzo, ascoltandolo, di calarmi nella felicità che dovrei provare. È che mi trovo davanti a Rabindranath Tagore. Non mi accorsi del momento. Non mi accorsi del momento in cui varcai, per la prima volta, la soglia di questa vita. Quale fu la potenza che mi schiuse in questo vasto mistero, come sboccia un fiore in una foresta a mezzanotte? Quando al mattino guardai la luce, subito sentii che non ero uno straniero in questo mondo, che l'inscrutabile, senza nome e forma, mi aveva preso tra le sue braccia, sotto l'aspetto di mia madre. Così, nella morte, lo stesso sconosciuto m'apparirà come sempre a me noto, e poiché amo questa vita, so che amerò anche in morte.
accanto a lui, su di una stuoia, lavora un lama tibetano che impara qui sanscrito e pali. Lo osservo. Piano, correttamente e con attenzione trascrive un manoscritto tibetano su grandi fogli di carta. Gli dico che ritornerò e che allora resterò a lungo per lavorare. Dicono tutti così, commenta sorridendo Shastri. Tutti quelli che sono stati qui si sono innamorati di Chantini Ketan e hanno giurato di tornarci. Ma non so se ce ne siano stati due o tre che hanno mantenuto la parola. Vede, non c'è nessuno che riconosca sinceramente di essere arrivato all'orlo della felicità e che voglia cercare di fermarcisi. Dicono che questo luogo è il più bello del mondo, che vi torneranno, e tuttavia ripartono alla ricerca di altri luoghi lontani. Tagore tossisce leggermente dopo ogni frase che pronuncia. È seduto in poltrona, la mano destra appoggiata sulle ginocchia, mentre con la sinistra traccia dei gesti affascinanti di una superba eleganza. La voce non è da meno e il suo sguardo, benché molto dolce, è difficile da sostenere. I capelli profumano della più orientale fragranza. Mentre parla mi dico, perché non riesco a prestare più attenzione in un momento come questo, nel quale vivo un avvenimento importante della mia vita? Accanto, nell'atrio, ci sono molte donne. Ne scorgo una, giovane, che ci guarda attraverso la vetrata. La conversazione si protrae per più di un'ora. Tagore mi invita a pranzo dopodomani. Ha difficoltà ad alzarsi dalla poltrona. Sunset Harmony, the falcons fly, the reeds whisper to the stars, the mirroring of all self in another eyes, the other that is us, earth, flint, or a blade of grass, children of the world. The sound of life flowing around you, into you. You are a fragment of the universe. Follow the cycle of nature, indulge it. A tree doesn't struggle against the wind. A flower doesn't fight with dirt, just as the moon doesn't try to replace the sun. Consumption is a right, civilization just a need. We learn hard to the rhythm of life, even if it is beyond tears.
Only the wind speaks with the gods. Dopo 10 minuti che si è seduti accanto al poeta, ci si convince che il mondo sarà infinitamente più povero, più stupido, più triste dopo la sua morte. Ha un talento eccezionale nel farti toccare con mano la vastità della sua vita e della sua anima. I suoi libri ti sembrano improvvisamente più belli di quel che sono. Ritieni allora la sua saggezza un apogeo del pensiero umano. Tutti coloro che l'amano, e soprattutto le donne, sono ossessionati dal pensiero della sua morte. Thank you.
Amen.